Le forze ucraine continuano a liberare dagli invasori russi i villaggi nelle regioni di Kharkiv e Donetsk e il nemico continua ad attaccare le posizioni ucraine conducendo ricognizioni aeree e tentando di riguadagnare terreno. È un messaggio diffuso oggi dallo Stato Maggiore delle Forze Armate di Kiev, con il quale ha anche fatto sapere che nelle ultime 24 ore ha riconquistato 20 insediamenti soprattutto nella regione orientale di Kharkiv, che erano stati occupati dalle truppe di Mosca. Solo nella città di Izium, liberata nel fine settimana, le autorità locali hanno riferito che almeno 1000 civili sono morti a causa della guerra e più dell'80% delle infrastrutture della città è stato distrutto. Possiamo dire che nelle ultime due settimane il nostro successo è stato consistente. Abbiamo liberato aree per un totale di circa 500 km quadrati nella regione meridionale di Kherson, ha dichiarato Natalia Humeniuk, portavoce del comando militare del sud dell'Ucraina. Riconquistati alcuni villaggi anche nella regione orientale di Lugansk. Secondo i filorussi, 4 i morti a causa della controffensiva ucraina nel Donetsk. Le forze russe comunque continuano a bombardare l'Ucraina. 5 esplosioni nella notte a Kherson. Un morto e 4 feriti in un attacco a Kharkiv, che ha causato un nuovo blackout, fermando anche la metropolitana. Per il secondo giorno la Russia sta terrorizzando Kharkiv, distruggendo linee elettriche ed altre infrastrutture. Non c'è acqua, non c'è gas in alcune zone, ha confermato Serhiy Bolvinov, capo della sezione investigativa della polizia di Kharkiv, il quale ha assicurato che ricostruiranno tutto ciò che i russi hanno distrutto.